Buongiorno belli di casa, siamo qui al lago di Albano, come al solito. Vabbè raga, io quando devo venire a farmi una pescata così senza troppi stress vengo qua perché è comodo. Allora, siamo con tre canne, due stanno messe sul treppiedi e ci abbiamo una canna fissa qui davanti. Adesso vi faccio vedere la pasturazione di oggi, con cosa andremo a pasturare. Allora ragazzi, qui abbiamo una pastura alla fragola grana media, nella quale abbiamo aggiunto del bigattino, poi abbiamo l'ombrico, conosciuto anche come verme di terra, eccolo qui. Poi ci abbiamo dei bigattini da innesco, c'ho solo quelli normali perché i pinchi li avevano finiti. E invece in questo vasetto qui ci abbiamo altri bigattini da aggiungere alla pastura. Questi sono bigattini, diciamo, un po' arricchiti. All'interno ci stanno, all'interno c'è mais dippato, caster e bigattino, cucumella per prendere l'acqua, ciotolina con l'acqua per la pastura e fionda per i bigattini. Oggi fa veramente caldo, sono uscito con 20 giubbotti, alla fine mi sono messo in maglietta, che fa proprio caldo, 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 caldo. Il nostro piccolo amichetto ci è venuto in soccorso per evitare l'imbiancata, ragazzi miei. Vai frate, non te fa vedere per almeno altri 2-3 anni, eh? Secondo fatto, se andiamo avanti così, questo è leggermente più grosso. Se andiamo avanti così, fra un'ora ce ne abbiamo uno decente. Rilasciamolo, va. State buono. Vai, bello di papà. Che scheggetta. Abbiamo fatto anche un mini persico reale, regà. Che me vuole mozzicà, tipo. Andiamo a ributtarlo. Vai picciri. Abbiamo fatto st'altro microbo. Che palle, oh. Andiamo a far bagno, dai. Vai. Dai però regà, che cazzo, su. Ce n'avete di spazio, no? Ma proprio qua da me dovete venire. Madonna, oh. Latte buono, vai. Oggi ci vuole molta pazienza, ma proprio molta pazienza. Dai che mo te slamo. Stanno a mangiare tutti sulla canna da punta, mo metto l'amo più grosso. Ciao guaglio. Io non lo so perché, regà, ma oggi stanno a sci solo sti cazzettini. Tu padre, non è nato, frate? Alla chiama, su. Sei pronto? Vai. Ah, finalmente ne è entrato uno carino, regà. Dai, Gesù. Non è proprio una bestia, però meglio dei cazzettini che stanno a venire fino a mo. Lasciamolo, va. Perché non riesci a uscire dall'amo? Ma che cazzo! Dai! Ole. Obiettivo di oggi superato! A
Abbiamo fatto un bellissimo persico sole, non tanto grande, però bellissimo. Stupendo, regà. Persico sole fatto. Andiamo a rilasciare sto spettacolo, va. Questa è la mia specie preferita, raga. Che tranquillità, oh. Buongiorno belli di casa, benvenuti sul canale Frontera Fishing. Oggi ci troviamo a Ponte Corvo sul fiume Liri. Oggi vi porto su un campo gara FIPSAS, quindi siamo venuti a sondare il territorio. Oggi sto con una squadra che pesca esclusivamente con la ruba Sien, quindi se vogliamo entrare in questa squadra ci dovremo, diciamo così, come si dice, pure noi toccherà farsi una ruba Sien. O comunque sia, la regola è che bisogna pescare per forza galleggiante, quindi non si può fare spinning, non si può fare feeder, solo galleggiante. Però è una bella situazione. Poi più avanti vi spiego tutto, ci sono degli sponsor di mezzo, ci sono, poi vi spiego. Belli di casa, il posto è da paura. Oggi toccherà far piano perché qua stanno in gara. Va a finire che mi buttano dentro l'acqua. Quindi non si può far casino. Adesso vi porto al mio picchetto, ragazzi miei. Oggi c'ho pure il picchetto. E oggi è da far semana qua, eh. Guarda quanto si è alzato il fiume, c'è sta l'acqua dentro le sponde. È una bomba, raga. Questi sono i concorrenti. Siamo quasi pronti, la gara inizia alle 9 e mezza. Sono le 9 e un quarto, quindi io sto a fare un po' di tentativi. Vediamo un po' come si mette la giornata, va. Prima cattura del giorno, mini alborella. Abbiamo fatto sto piercing. Ciao bella. Seconda alborella in 30 secondi. E oggi è così. Se fanno solo arborelle. Ciao bella mia. Pesce gatto nel sacco. Chi è? Guarda che piercing. Oppa. Schifo. Secondo gattuccio.